Yaya, tu sei una delle nostre non molte attrici di cinema uscite dal Centro Sperimentale. Al tempo stesso continui a fare cinema e teatro, credo. Che cosa hai fatto ultimamente? Anche quando ho iniziato a fare cinema non ho mai lasciato il teatro, l'ho sempre privilegiato rispetto al cinema, perché per me è fondamentale. E ora sto iniziando le prove di uno spettacolo di Testori milanese che si chiama L'Ambleto con Federico Tiezzi. Poi ho lavorato con Carlo Cecchi per moltissimo tempo, con Martone precedentemente, Servillo per 10 anni. Una costante del mio lavoro d'attrice sia in teatro che in cinema e mantenere un rapporto con le stesse persone, cioè lavorare con dei gruppi e scegliere le persone che mi piacciono. Creare delle famiglie, per così dire. Sì, tradirle pure, però costruirle. Non sono per la famiglia in assoluto, però la tendenza è quella. Avere fatto il Centro Sperimentale certi anni fa di te una persona che appartiene a quella generazione, a quel gruppo di professionisti. L'esperienza al Centro è stata un'esperienza bellissima, specialmente per gli incontri che mi ha permesso di fare, perché il direttore del corso di recitazione era Peppe De Santis, il regista di Riso Amaro. La particolarità del Centro Sperimentale rispetto a altre scuole di teatro, insomma scuole di formazione degli attori, è la possibilità che ti dà di avere relazioni con persone, non soltanto con altri attori, perché il Centro Sperimentale forma registi, montatori, sceneggiatori. Quindi trovo che la cosa bella è che hai 20 anni, fai una scuola che ti permette di formare anche un'utopia rispetto al cinema che vorresti fare, alle cose che vorresti, ai progetti a cui vorresti prendere parte. E questo deriva dal fatto che ti metti in relazione anche con delle persone che fanno delle altre discipline. Ecco, e per te come attrice appunto è importante conoscere a fondo il cinema, cioè al Centro sicuramente ti hanno anche insegnato a leggere un film, a guardarlo. Secondo me è fondamentale. Mio padre insegnava all'università e aveva una passione folle per il cinema, per cui in realtà mi costringeva sin da piccola a vedere dei film che io detestavo, perché non... Cioè? Degli shock. Qualche scoperta l'avrei fatta, però uno o due film che invece sono arrivati al momento giusto ci sarà pure stato. Sì, mi ricordo piccolissima, avrò avuto 14 anni, vidi Viaggio in Italia e mi colpì moltissimo. L'Atalante mi piacque allora perché l'acqua, le apparizioni sotto l'acqua, l'amore, poi insomma mi piacciono sempre le cose d'amore, per cui qualunque cosa riguardi l'amore mi interessava già, nell'inconsapevolezza già da piccola mi interessava. Oh, signora mia. Non ce la faccio più, aspetta fino a lunedì. Almeno mi scrivesse una lettera più lunga. Quella che mi ha scritto oggi non era sto granché. Io che gli avevo detto, scrivimi tutto quello che vuoi. Senti Yaya, e tu così da musa del nuovo cinema napoletano, Corsicato, Martone, sei anche un'attrice bilingue in qualche modo, perché reciti in italiano ma in napoletano. È una fortuna, perché l'italiano in realtà è una lingua matrigna, è una lingua in televisione, insomma, che un attore abbia una lingua d'appartenenza è una cosa importante. Anche in teatro il monologo di Molly Bloom dall'Ulisse di Joyce era tradotto in napoletano, lo facevo in napoletano perché Cecchi da regista ha pensato che era interessante, un po' perché immaginava l'irlandese musicalmente più vicino al napoletano e un po' perché essendo una cosa così femminile, così intima, ha pensato che una lingua che nascesse dalla carne, dalla memoria proprio fisiologica, fosse un, insomma, aggiungesse qualcosa in più all'interpretazione. Se vedete in Africa, ma che viaggio ne ha fatto, st'uomo in capo mondo. Mi ricordo quando è partito, era una domenica mattina e ero salito in coppa scogliera a dove arriva una nave sua, un mare straluceva sotto sola. Se arriva Golfo Napolo, Vesuvia, e un mare così trasparente, vicino. Senti, ma in napoletano però hai fatto anche un testo moderno, hai fatto Rasoi di Enzo Moscato. In realtà ho fatto sia Rasoi
che è appunto di Moscato, che è un bravissimo autore contemporaneo, da cui Martone ha fatto anche un film, perché è uno spettacolo che andò benissimo e fece anche la ripresa cinematografica. Fatto anche Edoardo De Filippo con Leo De Berardinis, ma anche lì era un'operazione sui testi di Edoardo molto particolare. Vittimismo, spagnolismo d'occasione si dirà. Ma lasciatela la sta, lasciatela la fa. Sciù, 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 sembarigini su. Studio molto il copione, cerco di andarci in profondità, però credo sia necessario conservare un'assoluta apertura verso i luoghi con cui ti trovi in contatto, le persone con cui ti trovi in relazione, perché sono quelle a determinare un personaggio più profondamente della tua decisione sul personaggio. Io amo moltissimo Rossellini perché un po' alla base la base di certi registi, questa possibilità di far entrare la vita in questi presupposti qui, in quello che ti rivela nel qui ed ora. Il privilegio più assoluto è proprio quello di incontrare dei personaggi e attraverso questi personaggi interrogare se stesso. Ma tu chi sei? Come chi sono? Sono la tua ombra. Chi mi assicura che non sei un imbroglio? Interrogami. So tutto di te. Allora, conosco tutte le persone con cui lavori. Ok, mi ti antipatico. Franchi, mi è innamorato di te. Avresti sempre voluto ballare, ma non hai mai avuto il coraggio di farlo. E il direttore ti guarda sempre il sedere quando passi. E questo come fai a saperlo? Gesù, sono stata 30 anni dietro a te. Può succedere addirittura poi che un personaggio invece si sdoppi. Tu hai, curiosamente, qualcosa che ricorre almeno nella tua filmografia. È un privilegio fare dei personaggi che si sdoppiano, perché è come mettere in scena l'attore che mette in scena se stesso. Poi io adoro la dimensione mimetica dell'attore. Adoro cambiare. Cambierei continuamente, perché mi piace sorprendermi e mi piacciono i registi che mi portano oltre ciò che conosco di me, oltre me, ma anche proprio nel fisicamente, nel look, non so come chiamarlo. Io ti darò di più, io ti darò di più. Mi piace moltissimo quando i registi mi dicono: mi piacerebbe vederti in questo ruolo, con i capelli così, vestita così, che cammini in questa maniera, perché credo che le indicazioni fisiche siano stimolino l'immaginazione più di quelle psicologiche. Queste indicazioni qui mi permettono di immaginare dei tipi, delle tipologie che non mi appartengono. E attraverso questa, più che l'osservazione diretta che insomma, si compie quotidianamente, questo tipo di, cioè immaginarmi con un giubbottone, immediatamente mi vengono in mente un certo tipo di donne, o immaginarmi con un completo sadomaso, come un po' ora nel film di Renato De Maria Paz, sono vestita molto anni 80, molto rigida, e immediatamente scatta una tenuta fisica, una cosa che ti riporta a dei modelli che hai conosciuto, che hai visto e che nella loro sintesi diventano il tuo riferimento, il riferimento della tua immaginazione. Così bello uscire da sé, cioè così bello trasformarsi in ciò che il quotidiano non ti permette, non ti regala. Dottore! Silenzio! Oddio!
e mo la brucia viva. La tropicale, tu ti pensi a perdoare, mi patio. Io ho adorato il cinema di Ferreri e quando mi chiamò, insomma, ero emozionata come una decenne di doverlo incontrare, di dover lavorare con lui. Era per esempio un regista apertissimo alla collaborazione di un attore, per cui ti stimolava a inventare, a farti carico della tua creatività moltissimo. Con Ferreri ho girato questo episodio bellissimo in cui facevo una donna incinta che, guardando un film di Chaplin, moriva talmente dalle risate che alla fine partoriva, e l'episodio si conclude con questa cosa, secondo me, questa intuizione bellissima di Ferreri, questa donna che partorisce, piange e ride contemporaneamente, e in questo dolore del parto, in questa felicità che non c'è felicità più grande di vedere un comico e di ridere così con quella dimensione infantile, dice: che bello, mio figlio nascerà ridendo. Mentre facevamo pausa io mangiavo un'anguria, Ferreri mi guardava nel momento in cui abbiamo fatto la scena, chiamato quelli della produzione, ha detto: portatele delle fette di anguria. Mi ha fatto concludere la scena con l'anguria. Alla fine di questo pianto c'è questo pianto di questa donna che mangia questa anguria. Senti, Iaia, alle volte però per un attore sono importanti anche gli handicap, diciamo, cioè se un regista ti impedisce di fare qualcosa, se ti pone un limite, non so, con Tonio De Bernardi tu hai fatto una parte di muta. Con grandissimo piacere, perché io meno parlo al cinema e più sono felice. Ecco, se una cosa, il cinema ti regala la possibilità di esprimere attraverso altre cose che non sono solo le parole, e De Bernardi mi ha regalato questo episodio bellissimo di Piccoli Orrori, dove mi segue con la macchina da presa e io appunto faccio il personaggio di questa muta che viene seguita da un uomo che io invito ad accoppiarsi con me nel finale. Le parole non esistono, non ci sono belle parole, non parole dolci, non parole care, parole d'amore, io non parlo, parole preziose d'amore, non le conosco, non c'è bisogno di parlare, non ci sono parole per me. Ho amato molto fare quell'episodio perché c'era questa felicità di raccontare con gli occhi, con le mani, con le spalle, in maniera ancora più forte di quanto non si fa in genere. Vieni qui! Ah! Tu quello non lo devi vedere più, hai capito? Sei vecchia! Ma lui ha 18 anni come me e mi ama ancora! Cammina, andiamo! Pappi Corsicato, ti sarà capitato di proporre tu un passo, un gesto? Pappi è profondamente stimolante per un attore, per cui lui in realtà ti mette un sacco di germi che poi maturano e che ti rendono creativo, ma ti mette, lui ha le idee chiarissime, questo è un conforto, le idee chiarissime su ciò che devi fare, ciò che devi... E ti mette in una dimensione così precisa che poi aiuta anche la creatività. Per esempio lui sempre decide le musiche a priori nei film,
e sa perfettamente che in quella scena ci vorrà questa musica, per cui i primi incontri in genere sono attraverso la musica. Lui, prima di parlarmi del copione, prima di parlarmi del personaggio, mi fa stendere e mette un pezzo di musica e inizia, infatti sarebbe bellissimo filmarlo in queste sue fasi perché sono veramente meravigliose, e inizia a raccontarmi delle scene, proprio delle scene con la musica sotto, e a mimarmi come vedrà la scena. Cioè, molto, c'è una coreografia, è molto antinaturalista insomma, la sua maniera di dirigere gli attori, per cui la musica ti aiuta naturalmente ad avere proprio un rapporto col corpo nello spazio particolare. Parliamo di Chimera. Chimera appunto è, voglio dire, sono quasi improvvisazione coreografica, in fondo anche quando tu, anche quando reciti, anche quando ci sono dei dialoghi, comunque c'è una preminenza assoluta del gesto, del colore, del dettaglio, appunto è più antinaturalista di così si muore. Per girare Chimera lui ci ha chiesto di eliminare completamente la recitazione, ha chiesto di fare una cosa molto rischiosa per un attore, è quella appunto di eliminare qualunque espressione. Lui voleva raccontare l'incomunicabilità, lui voleva due alieni, perché voleva raccontare l'impossibilità contemporanea di comunicare. Ci pensi più? A cosa? A lei. No, solo quando ne parlo. Io quando non sono con lui non riesco neanche a ricordare il suo volto. Allora capisco di averlo perduto del tutto. Parlavamo prima di come si arriva sul set, tutto il lavoro che si fa prima, diciamo, con un regista. Poi c'è un lavoro che l'attore fa dopo. Magari uno va a vedersi ai giornalieri e corregge il tiro, corregge qualcosa, o si guarda nel controllo video sul set. Ecco, alcuni attori invece hanno una specie di timore superstizioso. Non mi piace rivedermi in assoluto. Rivedo pochissimo le cose che ho fatto perché è sempre un po' traumatico. Un po' perché la base del mio lavoro è in realtà il sentimento, rivelo delle zone di me intime molto più profondamente attraverso il lavoro d'attrice che nel quotidiano, e quindi a volte ho proprio un pudore nel rivedermi, e poi perché la propria immagine è sempre un po' paurosa. Senti Iaia, qual è secondo te la qualità umana più preziosa per un attore, più utile? Credo l'immaginazione. E il difetto? Il narcisismo. Io sono malata di narcisismo, pure io non me ne sottraggo, però lo combatto. Serve, però a volte ti costringe a te. E non è un bene per un attore essere costretto a sé. Cioè? Cioè la vanità ti riporta continuamente al tuo... Non voglio usare una parola sfruttata per accusare il cinema italiano, però al tuo ombelico. E mentre l'immaginazione ti porta al mito di te, cioè a qualcosa di più alto, e secondo me un attore deve tendere sempre a qualcosa altro dal sé. Hai con te una valigia, la nostra valigia rituale, diciamo, perché appunto credo tu stia tornando da un film fatto anche molto lontano dall'Italia una volta tanto. Sì. Mi considero un'assoluta privilegiata perché finalmente ho fatto un film che non è né a Velletri né a Pomigliano d'Arco, ma in Patagonia. Sono stata 2 mesi e mezzo, ho girato questo film di Marco Risi, 3 mogli. Siamo stati appunto 2 mesi e mezzo tra Buenos Aires e tutta la Patagonia. È stata una bellissima esperienza. La storia di queste 3 donne che cercano i loro mariti che hanno fatto una rapina in banca e sono fuggiti in Sud America. Bellissimo personaggio, infatti sono molto grata a Marco Risi, che è un personaggio, quello che faccio io, è un personaggio che ha una trasformazione in atto, per cui una bella occasione anche da attrice, oltre che da viaggiatrice.
E sì, sempre valigie, valigie. Senti, non abbiamo ancora aperto la valigia, cosa ti porti dietro? Ci saranno degli strumenti, dei feticci. In realtà poi a me la cosa che più mi interessa nella vita è l'amore. E mi innamorerei continuamente perché è l'unica cosa che mi dà veramente felicità. Non ho amuleti o superstizioni particolari, ma in periodi della vita ho degli amori particolari che mi piace portare dietro. In questo caso, nella valigia, ho anche pensato, faccio vedere questa cosa, sembro proprio una snob, però in realtà è la verità, è l'unica cosa che io porto sempre con me da 2 anni ed è la foto di Proust. Se fossi la direttrice di una scuola di recitazione farei leggere a tutti gli allievi a 20 anni Proust, perché trovo che appunto le indicazioni che dà sui personaggi, sull'esistenza, è uno di quegli incontri che ti cambiano la vita. E io, siccome sono innamorata pazza di Marcel Proust, lo porto sempre con me, perché veramente bisogna portare, i veri amuleti sono gli amori, e quelli bisogna portarseli sempre dietro e coccolarli. Proust sarebbe felice, credo, di questo, di servire al lavoro di un'attrice.